Salve a tutti ragazzi, io sono Vrex e oggi andremo ad affrontare un'avventura su un gioco che posso definire un gioco della mia infanzia. Sto parlando di un gioco sconosciutissimo nel panorama videoludico, soprattutto della vecchia guardia. È un gioco d'avventura con elementi survival. Il crafting non era ancora stato ideato per un videogioco, ma si tratta appunto della tipica gestione dell'inventario alla vecchia scuola. E nonostante il gioco non sia etichettato come horror, rispecchia alcuni dei canoni di questa etichetta, per l'appunto. Non tanto per la quantità di mostri o sangue e budelle quella, ma per l'ansia che trasmette, perché sì, si può letteralmente morire ad ogni passo che si fa. Quindi letteralmente si procede nel gioco a chiappe pressate. Il gioco in questione si chiama ODT. E grazie al magico emulatore per la prima PlayStation posso farlo partire direttamente dal disco fisso, cioè dal disco quello, dal CD-ROM. Non mi dilungo più di tanto nella introduzione, direi di tuffarci immediatamente nell'avventura. Ci tengo però a sottolineare una cosa, è un gioco a cui sono particolarmente affezionato perché, come ho detto, ci ho giocato fin da quando ero bambino e non mi interessa il numero dei like o delle visual che prenderà questo video, perché è giusto che le persone che si definiscono appassionati di videogiochi conoscano questo gioco che ingiustamente è rimasto nascosto a tutti. Detto questo, iniziamo. Eccoci qua, ODT. Nuova partita. Allora, ci sono diversi personaggi che possiamo scegliere. Poi vi spiego tutto con calma. Allora, Hike Hawkins, caporale, 32 anni. Continua a parlare se non mi disturbi. Ogni personaggio ha anche il suo motto. E come possiamo vedere qua ci sono già delle statistiche. E partiamo già con degli oggetti nell'inventario. Abbiamo una corazza così e così. Un buon controllo delle armi. Morale, che serve, ve lo spiego dopo, e l'esperienza. E questo personaggio parte con un po' di salute, una munizione blu e una munizione gialla e delle granate. Poi abbiamo Julia Chase, cartografa. Lei ha una morale molto alta e si parte già con dei punti esperienza abbastanza buoni. Il resto è un po' bassino, ma lo possiamo alzare in game. Max Havoc, ecco, lui è ufficiale di macchina ed è il più corazzato di tutti, quindi è quello che può prendere più botte di tutti gli altri, però morale zero. E morale zero potrebbe rappresentare un problemino. E poi abbiamo il mago, che il mago, vabbè, lasciamo perdere, che il mago non l'ho mai usato. Ora, grazie a un trucchetto, si può sbloccare un personaggio bonus, anzi due personaggi bonus, di cui uno è un mostro, ma vabbè, non ve lo faccio vedere, se no ve lo spoiler. Però, 1, 2, allora, L1, L2, R2, R1. E inizieremo la nostra avventura con, dov'è? Sofia, clandestina, è una clandestina a bordo di questo equipaggio, ed è il personaggio più equilibrato fra tutti. Nonché si comincia con degli oggetti nell'inventario già abbastanza interessanti. Vabbè, la sto tirando troppo per le lunghe e godiamoci il filmato introduttivo, perché giustamente anche voi dovete capire cosa cavolo è sto gioco. Diario di bordo del Nautilus, giorno 26 del mese di vendemmiaio, sotto il comando del capitano Lamat. Da quando è iniziato il volo, 7 lune fa, la traversata è avvenuta senza incidenti.
Per mancanza di tempo, siamo costretti a sorvolare zone inesplorate. La nostra missione è quella di mettere fine all'epidemia mortale grazie al potere della Perla Verde. La perla mostra segni di attività magnetica e spero che questo non intralci la missione. Oh, eccoci qua. Allora, vi faccio capire brevemente. Noi siamo, a parte il personaggio che sto usando io, che come ho detto è un clandestino, però comunque sia, questo equipaggio stava trasportando un oggetto mistico chiamato Perla Verde per con proprietà particolari. Un oggetto misterioso, infatti anche io, anche loro, non è che ne sanno più di tanto, però questo oggetto era in grado di curare un'epidemia che stava dilagando in certi posti. Per mancanza di tempo hanno sorvolato questa zona inesplorata e un fulmine ha colpito un aerostato che è esploso e noi siamo praticamente precipitati su questa, che questa è una torre. Noi siamo sul tetto di una torre. Una torre misteriosa tutta avvolta nelle tenebre. Questo è l'aerostato che è bruciato praticamente. Allora, eccoci qua. Noi iniziamo. Raccogliamo un po' di energia e facciamo subito conoscenza con uno dei nemici più letali del gioco. Ovvero il pipistrello. Maledetto, vieni qua. Non è tanto forte, ma il problema è che quando ti colpisce ti spintona all'indietro. Quindi quando ti mettono il pipistrello su delle piattaforme che devi saltare, ti spintona all'indietro e te cadi nel vuoto. Non è molto divertente dover rifare tutto da capo. Qui c'è il capitano Lamat che ci dà la missione principale. Poi vedremo. L'Autiplus è gravemente danneggiato. L'equipaggio è andato a cercare materiale per le riparazioni. Ci vorrebbe del gas per rigonfiare gli aerostati. Cercate dappertutto e trovate del gas. E il potere della Perla Verde vi protegga. Quindi la nostra missione per andarcene da questo posto è quella di rigonfiare le aerostati trovando del gas. Il gas dove si trova? In giro. Ah, credo che sia possibile superare questo muro. Sì. Ora io vado un po' spedito perché praticamente la so a memoria la prima parte della mappa. Allora, prendiamo un altro po' di energia. Ah, vieni qua, maledetto! Pipistrellaccio! E qua ti do un calcio. No! Vedi, perché poi i pipistrelli sono maledetti, ti girano intorno e ti prendono alle spalle. Manca. Non è facile prenderli. Bestiasa. Allora, a noi. Abbiamo qua l'inventario, no? Abbiamo la mana, perché sì, ci sono anche gli incantesimi.
gli incantesimi. Al momento ne ho a disposizione 3. Guarigione, che lo metto sul triangolo. Poi mana. Mana, vabbè, non l'ho mai usato. E poi fulmine. Vabbè, guarigione neanche a dirlo. Sconsumando la mana ti guarisci. La mana invece è una cavolata, perché per guadagnare mana sprechi salute. È per questo che io non lo uso mai. E fulmine per fulminare i vari bersagli. Poi abbiamo la barra, quella più a destra, quella verde. È l'esperienza guadagnata che noi praticamente, scegliendo una di queste tre colonnine, tipo morale, arma o corazza, possiamo alzare il livello. Corazza, vabbè, ovviamente più è alto, più resistenza avremo ai colpi. Arma, più è alta, più farà male la nostra pistola. E morale serve per... è una preparazione agli incantesimi. Ogni incantesimo, che poi lo raccoglieremo più avanti, ha un limite che dovremo raggiungere alzando o abbassando questa barra dell'esperienza. Al momento la lascio stare e alzo un po' di corazza, perché nel primo livello non ci sono tanti nemici a parte i pipistrellacci. Dal secondo in poi cominciano effettivamente a esserci qualcuno che rompe. Anche sti pipistrelli però rompono assai. Il gioco parte con 3 vite di base. E consumarle... guardate poi dove le vanno a mettere, cioè... ok, vai su. Consumarle si consumano come, non lo so, il pane con l'olio e il sale, proprio... le fai fuori che è una bellezza. Per questo io devo cercare di non morire, anche se ho preso subito una facciata sul pavimento. Poi... le varie munizioni che raccolgo hanno ovviamente vari effetti, tipo quella blu è tipo una pistola al plasma, il giallo è un lanciafiamme, e poi vedremo le altre, altrimenti vi spoilerò tutto. E adesso devo fare un bel salto dalla parte di là, grappati! Sì, esatto. Bisogna sempre tenere gli occhi aperti in questo gioco, perché i segreti sono ovunque, cioè adesso ve ne mostro un altro. No, ok... allora, qui come potete vedere c'è un baratro, no? Perché la strada è finita. Allora io devo fare così, scendere piano piano e guarda un po' dov'era un'altra salute. Energia raccolta. L'energia funziona così, o ti recuperi manualmente oppure l'energia si ricarica da sola, a patto di avere le ricariche ovviamente, quando è abbastanza bassa. Allora... e un'altra cosa, c'è una scala lì, lo so. E un'altra cosa da dire, poi comincio a stare un po' più zitto e farvi godere il gioco. Ci sono, ora lì non si vede perché è pari, però quell'affarino verde è una freccia che indica in giù. Se ci sono le frecce verdi vuol dire che possiamo tornare indietro. Se la freccia è rossa vuol dire che dobbiamo andare nella direzione indicata dalla freccia, ma che dobbiamo essere sicuri di quello che facciamo, perché non possiamo più tornare indietro. E non possiamo gettarci nel vuoto, perché altrimenti cadiamo nel baratro e moriamo. Bisogna scendere piano, piano, piano. È un trial and error sto gioco. Ogni cosa che si fa deve essere calcolata. Allora, se non sbaglio qua incontriamo un altro membro dell'equipaggio che... no, come l'ho detto, era da un'altra parte. Quel pipistrellaccio là lo possiamo lasciare stare, perché tanto non viene a romperci le scatole. Qui piano piano, lento lento, tranquillo, ok. No, 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 vai, vai, ok, su. Ah sì, da questa parte c'è un altro mio compagno che, se non sbaglio, mi dà le granate. Granate, oggetto utilissimo in questo gioco. Eccolo là, 5 granate. E qua c'è una leva. Leva che mi apre quell'affare lì, ma lì ci dobbiamo andare dopo. Dobbiamo andare dopo, perché devo tirare un'altra leva da un'altra parte che mi apre la botola che sta là dentro. Vai, vai, vai. Piano piano, lento lento. Allora, quello che ho appena aperto sta lì. Io devo andare da questo, da questa parte di qua. Tac. Piano piano. Piano. No, addrizzati.
là. Ovviamente io, come ho detto, vado spedito perché ormai lo so dove sono le cose. L'ho spolpato abbastanza sto gioco, anche se però non sono mai riuscito a finirlo nel senso al 100%. Vi spiego. ODT è uno dei primi giochi ad avere più obiettivi nella missione principale e avere un finale multiplo. Poi, non so se sentite questo suono. Sembra tipo un motore. Ecco, questo suono qui è il nostro amico perché è un punto di salvataggio. E qua ci dovrebbe essere, esatto, il mago che mi dà un oggetto che non ho mai usato. Prenditi, proteggerà dal veleno. E mi sgancia un antidoto. Io questo antidoto non l'ho mai usato in tutto il gioco, quindi... Vabbè, salviamo. Controllo memory card, ingresso memory card 1. Qui c'è il mio vecchio salvataggio perché ho provato, cioè l'ho avviato ieri giusto per riprendere un po' manualità coi comandi perché erano secoli che non ci rimettevo mano. Anche perché non avendo il televisore, l'HDMI, il monitor, insomma, attaccarci la Play 1 senza gli appositi congegni era un po' complicata la faccenda. Però fortunatamente, grazie all'emulatore, posso giocare direttamente dal disco che è dentro il lettore CD. Dunque, come ho detto, bisogna calcolare bene ogni azione perché il livello è disseminato di trappole. E bisogna anche, comunque, avere un certo discernimento, senti che lessico, nel eliminare vari ostacoli perché ti possono droppare degli oggetti utili o liberare la strada per le leve che sono sparse nel livello. Al momento non vi ho ancora detto quali sono gli obiettivi della missione. Per il momento sappiamo soltanto che è quello del gas, cioè recuperare il gas per rigonfiare l'aerostato. Va bene. Allora, qua non andiamo di sotto perché qua ci sta un'altra leva. E bisogna controllare ogni centimetro quadrato. Questa mi abbassa la scala, ora da lì posso tornare su. Però io non passo da lì, devo fare il giro dall'altra parte per recuperare un po' di munizioni che mi serviranno per i livelli successivi. Piccolo escamotage. In questo gioco, se uno scende da una sporgenza in retromarcia, praticamente quando casca di sotto cade proprio, nel senso si sdraia per terra, va di rimbalzo e potresti cadere involontariamente nel vuoto. Quindi per scendere correttamente al piano inferiore ci devi scendere tipo granchio, così. Anche se ho mancato di brutto la salute. Però giusto per far vedere, tac, esatto. Se io fossi sceso in retromarcia sarebbe caduta lì per terra e poi caduta di rimbalzo nel vuoto. Allora, tac. Guarda dove sono andato a mettere le munizioni. Ah, giusto. Quello lì va rotto. Ecco, una cosa brutta di questo gioco però è che se si fa la visuale quella in soggettiva per mirare precisamente un bersaglio, no, non miri precisamente, devi far conto che il mirino sia la testa del personaggio. Mana, ok, cominciamo a liberare un po' di spazio nell'inventario. Munizione verde e munizione blu. Là. Ora qui c'è un salto che ovviamente le piattaforme non te la fanno vedere. Dov'è? Ok. Hop. Ah, è vero, qua si poteva scendere tranquillamente. Ok. E... Oddio. Andata bene. Allora... qui ci dovrebbe essere un checkpoint point, giusto? Sì, esatto. Allora, andiamo avanti, piano piano, lento lento. Olè.
Ok, e siamo praticamente spuntati qua, dove sono andato prima a prendere la vita da quella parte. E qui c'era il pipistrellaccio che mi stava rompendo le scatole. Allora, prima che me lo dimentichi, l'ho presa la munizione da qua? Sì, l'ho presa, va bene. Ok, adesso devo rifare il giro, tornare indietro dove ero prima perché avevo aperto la botola. Ed è la direzione in cui devo andare. Ad aggiungersi alla difficoltà di questo gioco c'è cioè il fatto che si può salvare una volta sola, quindi una volta trovato il punto di salvataggio non ci possiamo tornare quante volte ci pare. Una volta salvato, il salvataggio poi si stacca, cioè si disattiva fin quando non troviamo un'altra postazione di salvataggio. No, vai via, pipistrellaccio. Non mi disturbare. Allora, tac, tac. Ah, giusto, c'è la munizione. Posso entrarci strisciando? Oddio, com'è che si strisciava? Dunque, quadrato, no, così, ecco, ok. Quadrato R2. Quella botola che abbiamo aperto prima, qua c'è della salute. Questi, se li facciamo, se li rompiamo, esplodono, ma dentro non c'è niente, quindi proseguiamo al piano di sotto. Oh, piano, ok. Il bello è che si sente il rumore della catena. Ma non c'è né una catena né una corda a tenere questa piattaforma. Ovviamente questa è una dimenticanza degli sviluppatori, ma comunque è coerente al contesto mistico di questo posto. Allora, qua dentro c'è un po' di salute, sì. Bella. Ora, ragazzi, come ho detto, le vite sono rarissime ed è facilissimo perderle, ok? Per guadagnarle tu devi rischiare. Cioè non è che te la mettono in un angolino per dire bravo, hai avuto successo. Quindi guarda dove ti sono andati a mettere la vita. E sì, io adesso devo saltare su questi pali di legno. E se sbaglio il salto, guarda un po'. Sotto c'è il baratro. Quindi facciamoci il nome del padre. Aspetta, qua c'è un checkpoint. Da questa parte ci dobbiamo andare dopo perché si va all'uscita. Piano, piano, piano. Ah, no, qui c'è la piattaforma che si rompe. Sì. Vabbè. Aspetta. Di qua c'è un nostro compagno che ci darà un altro oggetto importante. Le mine. Le mine sono utili, però a differenza della granata, che la granata la puoi lanciare o ai tuoi piedi o lontano, la mina la piazzi intera e poi devi scappare perché ti esplode e puoi rimanere coinvolto dall'esplosione. Quindi è utile, ma fino a un certo punto. Ok, allora. Zitto, zitto, piano piano, girati. Quindi il trucchetto è andare proprio sul bordo e fare il saltino mongoplettico. Ok. Oddio, l'avevo già vista andati sotto. Vita raccolta. Ok, adesso possiamo scendere. Vedi, è facile perderle le vite. Ne guadagni una, ne perdi cinque. Cioè, il gioco è così, quindi. Ah. Ok, di qua c'è l'ascensore che ci porta di sopra. Nella prima parte del primo livello non ci sono tanti nemici, perché siamo ancora nella parte in cui si cerca di entrare nel meccanismo del gioco. E già comunque avete avuto un primo assaggio. E ovviamente non è nulla in confronto al resto del game. Ok, sì, no, qui possiamo scendere tranquillamente. Vi ricordo, qui c'è una scala. La scala l'ho mancata di brutto, ma si è aggrappata lo stesso. Bene. Munizioni. Che le munizioni più avanti poi cominceranno a scarseggiare. Quindi è bene raccoglierne il più possibile e consumarne il meno possibile. Ok, vedi, il gioco poi ti mette il dubbio, no? Cosa ci sarà là dentro? Ci sarà una munizione? Ci sarà una vita? Siccome è messo in un punto in cui anche volendo. Sì, forse posso colpirlo. Secondo me esplode. Esatto.
Ah, ok, esplode e non ti dà niente. Che se l'avessi fatto saltare tipo da lì, mi sarei rimasto coinvolto io. Questo invece mi sa che dà qualcosa, vediamo. Esatto, quindi missione blu. Poi ci sono ovviamente queste mosse tipo capriola a destra, capriola a sinistra, capriola in avanti e la ruota all'indietro per schivare i colpi. E un'altra vita. E siamo a 5, eh? Qualsiasi gioco della Play 1 parte di standard con 5 vite. Questo 2. Ah, ai 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 ai. Allora, ora vi spiego una cosa. Vedete quella freccia rossa? Come vi spiegavo prima, la freccia rossa indica la direzione dove devo andare, ma che non è possibile tornare indietro. Io devo aggrapparmi là sopra, perché là sopra c'è un oggetto che è essenziale per il gioco, che se lo manco, automaticamente il gioco lo finisco col bad ending. Quindi se sbaglio il salto, ce l'ho nel tambao. Allora, 1, 2, 3. Vai, 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 vai. Udo! E qua abbiamo la cartografa e un checkpoint anche. Allora, questo oggetto io non ho la minima idea di che cosa sia, di cosa serva. Si chiama Psyche e sembra essere parte di una mappa. Però il bello è che non c'è scritto neanche nel manuale del gioco, nel librettino dentro, che cos'è. E non riesco a trovare informazioni su internet, quindi so che è un oggetto essenziale ma non so cosa serve. C'è un disegno sopra. E non lo posso droppare perché è un oggetto di missione. Allora, lei, la bussola, è un labirinto. Anche la bussola è un oggetto che io in realtà non ho mai usato. Quindi, boh, se non mi serve lo sgancerò più avanti. Direi che qui abbiamo preso tutto e possiamo ruzzolare di sotto. Ora, a questo punto, la parte, diciamo, più a est della mappa l'abbiamo fatta. Dobbiamo tornare dove c'era il dirigibile, il Nautilus. No! Vabbè, meno male che ero... Vieni, vieni, vieni. Calci... Quello è il suono più brutto della vita in questo gioco. Lo svolazzamento del pipistrello. Tra l'altro, ora che ci faccio caso, se ascoltate la traccia audio ci sono i gabbiani in sottofondo. Ok, eccoci qua. Una bella musata per terra ci vuole. Salutiamo il nostro amico Capitano Lamat. È gravemente danneggiato. L'equipaggio è andato a cercare materiale per le riparazioni. Vai. Allora, adesso dobbiamo andare da questa parte. Eccolo qua. La scala con la freccia rossa. Non potremo più tornare in questa parte del livello. Fare sì. La perla ci ha protetti dalla distruzione. Però la nave ha riportato gravi danni, per cui ho mandato l'equipaggio in ricognizione mentre cerco di valutare i danni. Bene ragazzi, io direi che per il momento possiamo fermarci qua. Fatemi sapere se vi interessa che io continui, se volete sapere, volete vedere come prosegue il gioco e soprattutto qual è la nostra missione, perché al momento noi sappiamo soltanto che dobbiamo recuperare del gas per le aerostati,
Ma adesso si è intromesso quel mostro che ha rubato la perla verde. Quindi cosa succede adesso? Lo scopriremo solo vivendo. Quindi se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale. Se avete degli amici appassionati della Play 1, linkateli questo video e noi ci becchiamo alla prossima.